Sì, saluto tutti con emozione perché, come diceva prima Marco Marsilio, io sono uno di quelli della generazione Atreju che ha fatto la prima festa di Atreju 18 anni fa, e ritornarci ogni anno è sempre un'occasione per iniziare la stagione ricaricando le pile, incontrando chi come noi ogni giorno porta avanti le nostre battaglie, e quindi insomma è sempre un ritorno a casa. Qualche volta ci capita anche di doverlo fare come relatori. Tengo il telefono per stare nei 5 minuti, così ho il cronometro. Credo che la battaglia sugli enti locali sia fondamentale, la qualità degli interventi che mi hanno preceduto lo dimostra. È fondamentale, primo, perché per tutti noi è un'occasione, è una palestra per imparare a fare politica sul territorio, è un'occasione per non perdere mai il contatto con la gente ed è un banco di prova nel quale noi possiamo dimostrare o meno la nostra capacità di trasformare le idee in azioni. Perché per noi essere amministratori locali non significa solo essere degli erogatori di servizi, ma significa avere idee, battaglie, valori e saperli trasmettere in ogni singola azione che compiamo. E il punto fondamentale da cui partire è proprio questo. Chi entra in Fratelli d'Italia, chi fa l'amministratore in Fratelli d'Italia deve avere la consapevolezza che noi non siamo come gli altri. In ogni gesto, in ogni azione, in ogni iniziativa, in ogni delibera su cui interveniamo, noi dobbiamo dimostrare che abbiamo una marcia in più degli altri, che abbiamo una visione che guarda più lontano e che abbiamo la capacità poi di applicarla in ogni singolo gesto quotidiano. Perché se facciamo questo, e tutti noi lo facciamo ogni giorno, ci guadagniamo sul campo il rispetto degli avversari e il riconoscimento dei cittadini, che ci fanno capire, guardando noi, che i politici non sono tutti uguali e che è vero che c'è ancora qualcuno che è in grado di rappresentarli con dignità e con l'impegno che loro meritano. Alcuni punti sui quali possiamo declinare anche in questa stagione questa differenza, ne cito alcuni solo per ragioni di tempo e di spazio. Il primo punto su cui dobbiamo essere in prima linea anche nelle amministrazioni locali è la lotta alla corruzione. Roma, abbiamo visto, ovviamente è diventata città simbolo di tutto questo. Nel nostro Veneto siamo stati a manifestare a Venezia davanti alla procura dopo lo scandalo del Mose, quindi insomma, questa battaglia è di una attualità drammatica ancora oggi. Noi in tutti i consigli comunali dobbiamo presentare delle mozioni, un decalogo sulla buona amministrazione, contro la corruzione, dobbiamo impegnare tutti gli altri amministratori a sottoscriverlo e a metterlo ai voti, ovviamente poi a metterlo in pratica quotidianamente. Un altro tema fondamentale di cui tanti movimenti e partiti si dimenticano da sempre è la difesa degli italiani e la difesa dei più deboli, e ormai queste due cose sono diventate la stessa cosa, perché ormai sempre più spesso i più deboli sono quegli italiani che fanno fatica ad arrivare a fine mese, e noi in tutte le amministrazioni locali, negli enti, nelle scuole materne, nei servizi sociali, dobbiamo essere in prima linea nel modificare i bandi, nel stabilire delle regole che consentono prima di tutto agli italiani di avere accesso ai servizi. I soldi, che sono sempre meno, delle casse comunali, vanno dati alle giovani coppie che non hanno lavoro, che hanno dei figli da mantenere, alle ragazze madri, agli anziani che non arrivano alla fine della settimana. I 35 euro al giorno non vanno dati alle cooperative per ospitare dei finti profughi a spese nostre, ma vanno impiegati per difendere prima di tutto i più deboli e gli italiani. E noi questa cosa la possiamo mettere in pratica ogni giorno vigilando modificando le regole e i bandi con cui si accedono ai servizi in tutti i livelli amministrativi. Questo tema tocca anche degli aspetti etici, perché ad esempio in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni, noi dobbiamo impegnare le scuole e gli assistenti sociali, le istituzioni tutte, a capire una cosa fondamentale. Noi ai bambini non dobbiamo spiegare alle scuole materne e elementari come ci si masturba o che si possono avere due papà, tre mamme e quattro figli. Dobbiamo fargli giocare, dobbiamo fargli studiare, dobbiamo farli crescere liberi e felici. Poi saranno loro, quando hanno 18 anni, a fare delle scelte personali,
è inaccettabile che con i soldi dei cittadini si consentano nelle scuole delle cose che non hanno nessun senso. E allora un altro tema fondamentale su cui ci dobbiamo impegnare è anche la difesa dei simboli della nostra storia, della nostra identità, e quindi continueremo ad essere in prima linea anche nell'intitolare delle vie, delle piazze, delle scuole a personaggi che rappresentano la nostra storia e che sono degli esempi positivi per tutti. In sintesi, vado a chiudere, noi dobbiamo avere ben chiaro che cosa non deve essere un politico, un amministratore oggi, e faccio un esempio su tutti. L'esempio opposto di quello che è la politica per noi è ad esempio Angelino Alfano, cioè gente che pur di rimanere al potere, al governo, per governare male, è disposta a vendere, tradire, rinnegare qualunque cosa, facendo disastri e facendo dei danni incredibili a tutti i cittadini. L'esempio opposto è il nostro, è Giorgia Meloni, è tutti quelli che come noi si impegnano coerentemente, come abbiamo fatto quando abbiamo scelto di fondare questo movimento rischiando tutto, perché per noi la sfida è questa: essere capaci di buon governo, ma di farlo con un'anima, e questo ci rende orgogliosi ogni giorno quando ci guardiamo allo specchio di quello che stiamo facendo. Credo che gli interventi di oggi, sia quelli più tecnici su come si combatte nelle sedi opportune per difendere i soldi dei comuni, dei cittadini per amministrare meglio, sia quello della tensione ideale con cui lo stiamo facendo, siano il modello che noi stiamo proponendo agli altri. Ogni giorno vediamo sempre più amministratori che guardano a noi con attenzione, e dobbiamo essere, Carlo, sufficientemente spregiudicati e pragmatici nelle prossime tornate amministrative, anche nella scelta delle alleanze, nella scelta di come fare le liste. Se serve in alcuni casi, rinunciando a presentare liste di partito dove non esprimi consiglieri comunali, facendo liste civiche che ti portano ad avere amministratori, perché poi quegli amministratori per 5 anni in quei comuni potranno comunque rappresentare i nostri simboli e le nostre idee. E questa quindi è una proposta che poi io faccio al partito, di ragionare in modo più elastico anche su questo tema. Quindi è una battaglia importante che ci aspetta, e penso che nessuno meglio di noi oggi nel centrodestra possa rappresentarla ogni giorno. Grazie e grazie, buon lavoro. Ciro, grazie.